Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao a tutti, sono Andrea Bonzi, giornalista de Il resto del Carlino. E questo è Il resto di Bologna, il podcast gratuito della nostra redazione, che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città. Lo sapevate che non solo il corpo di Elisa Bonaparte riposa in San Petronio, ma nella stessa basilica c'è anche il suo cuore, immerso in un liquido per conservarlo al meglio? E che nel XV secolo in piazza San Domenico venne bruciata la strega enormissima Alice Budrioli? O ancora che sotto il voltone del Podestà, proprio in piazza Maggiore, ci sono ancora due forche usate nel XVII secolo? Sono solo alcuni dei misteri custoditi nelle vie, nei palazzi e nelle chiese di Bologna, città ricca di storie e aneddoti legati ai secoli scorsi. Per raccontarne cinque agli ascoltatori de Il resto di Bologna, ci siamo rivolti a Elena Selmo, responsabile ufficio visite guidate dell'associazione Succede solo a Bologna, che si occupa di valorizzare e promuovere la cultura e il patrimonio artistico e monumentale del nostro territorio. Pronto? Sì, ciao, sono Elena. Ciao, ciao Elena, come stai? Ciao. Tutto bene? Tutto bene, grazie. Comincerei insomma a chiederti subito dei misteri della nostra città, insomma, perché Bologna, come sai bene, meglio di me, è una città piena di misteri. Uno per esempio, esatto. Uno per esempio riguarda il cuore di Elisa Bonaparte, che era la principessa francese, sorella minore di Napoleone. Ce lo racconti? Esattamente. Allora, in realtà è una curiosità che magari anche molti bolognesi non conoscono, ma all'interno della Basilica di San Petronio, nella Cappella Baciocchi, sì, è conservato il cuore di Elisa Bonaparte. In realtà è conservata tutta l'Elisa Bonaparte, ovviamente. C'è un bellissimo monumento funebre a lei dedicato, a lei e anche a suo marito Felice Baciocchi. Bellissimo monumento con questo angelo che li fa incontrare sulle soglie dell'eternità, quindi anche molto romantico, molto romantico. Di stile, diciamo, neoclassico, no? Proprio ottocentesco, sì, molto bello. E poi di fianco c'è una lapide incastonata sul muro con il profilo di Elisa tracciato come su una moneta romana, e lì all'interno è conservato il cuore, che sembra sia stato estratto subito praticamente alla sua morte e conservato all'interno di questo liquido creato appositamente per la conservazione dei tessuti. Ah, quindi questo gesto un po' a me ricorda Biancaneve, ecco, come scena, però in realtà molto ottocentesca come tradizione. In realtà tutta la cappella dei Baciocchi, che prima era la cappella dei Rossi, è molto bella, una bellissima cappellina. Però ecco, questa è la curiosità un po' più noir che troviamo all'interno. Infatti, e sempre parlando insomma di figure femminili tragiche, in questo caso insomma c'è un mistero bolognese che è legato alla strega enormissima definita così, Gentile Budrioli, che fu bruciata, sì, proprio a Bologna, insomma, se non sì, 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 sì. Gentile Budrioli è un personaggio interessantissimo, anche ricco di fascino, proprio perché lei intanto vive alla fine del 1400, quindi siamo in un'epoca completamente diversa. È una donna molto ricca, nobile, sposata con ricco notaio, se non mi ricordo male, ed è la dama di compagnia, l'amica fidata di Ginevra Sforza, quindi la signora di Bologna, no? Sì. La moglie di Giovanni II Bentivoglio, cioè la donna più potente di Bologna, la sua amichetta, diremmo oggi, è la Gentile Budrioli. Però questa donna è affascinante, molto colta, ha studiato erboristeria, ha delle conoscenze anche dal punto di vista medico, perché l'erboristeria e l'astrologia, proprio astrologia, nel 400 vengono associate alla medicina, quindi ha un po' delle conoscenze di questo tipo, che è una novità
assoluta, diciamo, sul panorama femminile del 1400, perché chiaramente non è che proprio tutte le donne studiassero. Ecco, quindi questa donna, anche intellettualmente di una cultura elevata, ha una amicizia importante, ma viene presa un po' come capro espiatorio durante la fase calante della Signoria dei Bentivoglio, quindi viene accusata come se fosse un po' la serpe in seno che tramava alle spalle dei Bentivoglio. Poi sembra che abbia curato uno dei figli, un bambinetto che si era ammalato, ma insomma questo cinno muore, quindi poverino non lo riesce a salvare, ma ecco, non di certo per colpa delle sue cure medicali. Viene accusata di stregoneria e viene perquisito il suo torresotto, che è praticamente, lei abitava all'interno del torresotto di via Portanova. Okay, sì. Abitava proprio lì in via Portanova, vicino a San Francesco, sì, dove si facevano anche degli studi di erboristeria, che è un po' la nostra farmacia. Quindi lei studiava un po' queste erbe officinali, queste. E all'interno del torresotto vengono rinvenute delle prove, viene incarcerata dal Tribunale dell'Inquisizione e arsa viva, viene creata una pira per il suo rogo il 14 luglio del 1498, quindi abbiamo anche una data. È considerata la strega più potente che abbiamo mai avuto in città, la strega enormissima, così viene chiamata. Ascolta, sempre parlando di punizioni medievali, restano tracce di forche anche sotto il voltone del podestà, vedevo, è vera anche questa cosa? Sì, sono delle forche originali, quelle lì non saranno, insomma, credo siano un po' più tarde, se non ricordo male siamo già intorno al 600, però sono forche vere, nel senso che si veniva condannati a morte in caso di reato comunque abbastanza grave, se no, se vogliamo entrare un po' più nel dettaglio, c'erano anche delle pene non mortali, ma che infliggevano del dolore fisico, sì, come per esempio il voltone della corda. Venivi legato dai polsi dietro alle spalle e issato da una corda, e poi ti davano i tratti di corda, cioè ti lasciavano andare per un po' e ti davano uno strattone. Mamma mia. Diciamo che il dolore alle spalle era fortissimo, in parte ti rovina, cioè nel senso che non potevi più lavorare, certo, quindi creava dei problemi. Non c'era il fisioterapista, ecco, che ti sistemava. E invece per i reati con la prevista la pena di morte si veniva impiccati e avveniva proprio lì sotto il voltone del podestà, sull'affaccio che dà verso Piazza Maggiore, proprio perché così avevi la possibilità, in caso, non so, di chiedere pietà davanti a San Petronio e redimere almeno la tua anima. Assorbe, però terribile, insomma. Beh, del resto erano tempi poi anche così, insomma. Ma sì, ma fino alla fine del 700, dell'800 era la prassi in tutta Europa. C'era la mazzolatura, l'impiccagione, poi alla fine del 700 invece va molto di moda la guillotine, e sì, quindi si va di più per, sì, era un rapporto con la morte molto diverso da quello che abbiamo noi oggi, era più quotidiano. Ascolta, ti chiedo anche questo, i gargoyle, che sono poi le statue, insomma, con forme mostruose che capeggiano sui palazzi, sono una tradizione soprattutto anglofona, nord europea, almeno io me le ricordo così, però ne abbiamo uno particolare anche in città, insomma, quale? Sì, è assolutamente vero, hai proprio ragione, è più una tradizione d'Oltralpe francese, quindi diciamo che tendenzialmente si trovano questo tipo di figure antropomorfe, spesso donne, ma anche mostruose, zoomorfe, quindi a volte si mescolano un po' volti animali su corpi umani, insomma si fanno un po' dei mostriciattoli. È di sicuro una tradizione più legata al mondo francese, anglofono, quindi Notre Dame de Paris, no? Ci fa, certo, proprio pensare a quello stile lì, servivano tendenzialmente come
pascolo per le acque, quindi venivano realizzate alla fine delle grondaie dalle quali uscivano i getti d'acqua quando pioveva, e in questi paesi del nord d'Europa piove spesso, quindi avevano questo effetto anche scenico, scenografico, quindi era anche utile più che... E poi spaventavano un po' i fedeli, perché era un po' il periodo gotico così. In Italia invece ne abbiamo molti meno, non è una tradizione, noi abbiamo altri tipi di animali fantastici, grifoni, tetramorfi, abbiamo altro tipo di immaginario, però ne abbiamo uno in città, che è un caso rarissimo, si trova praticamente in via D'Azeglio, sotto il portico dei Bastardini, è una diavolessa, così viene chiamata, corpo umano femminile, sì, più o meno femminile, metà, e il volto da canide, diciamo, più un cagnolino, ecco, sembrerebbe. Sembra ispirato a un'opera di Gian Bologna, sembra che sia una copia di un'opera del diavolo di Gian Bologna che si trova a Firenze, quindi c'è anche questa correlazione con un artista. Infatti, in effetti, l'opera sì, sembrerebbe essere in bronzo. Si trova praticamente quella fiorentina vicino a trova in un angolo di Palazzo Vecchietti, e adesso è conservata invece a Palazzo Vecchio, quindi sembra essere una copia di questo originale. Ecco, quinto, diciamo così, mistero di questa breve carrellata è un po' legato a sempre una donna, Mary Shelley. È vero che si ispirò a Galvani per il celebre romanzo di Frankenstein? Sì, qui c'è una associazione interessantissima. Lei, allora, innanzitutto fa proprio una citazione nel libro al fenomeno della galvanizzazione, quindi lei ne parla proprio apertamente. Non la troviamo questa citazione nel film del Frankenstein Junior, sì, quindi non c'è nel film che forse a noi è più noto, sì, ma nel romanzo, in realtà, che è il dottor Frankenstein e il moderno Prometeo, lei ne fa proprio un riferimento, ma si ispira, in realtà sembra, al nipote di Galvani, che è Aldini. Il nipote di Galvani, appassionato, anche lui scienziato, ispirato dalle scoperte dello zio, vuole cimentarsi su il fenomeno della galvanizzazione, cioè indagare quella che è poi la scintilla umana che dà origine alla vita, ma non solo umana in generale, questa scintilla vitale, e lo fa con corpi più grossi, animali di grossa taglia, prima con cavalli, mucche, poi decide invece di sperimentare anche sul corpo umano questo tipo di scintilla. Che cos'è che fa mettere in moto questa macchina straordinaria, no? Che è il corpo umano. E siccome però diciamo proprio in virtù di questa diffusione della moda della guillotine in Europa, si è ormai a corto di corpi interi, no? A lui serve un corpo intero. Allora va in Inghilterra, perché lì invece va ancora molto di moda l'impiccagione. Infatti, se hai letto se ti è mai capitato di leggere Dickens, spesso ogni due pagine c'è praticamente uno che viene impiccato. Loro ancora vanno con questa prassi, e quindi va in Inghilterra, a Londra, all'inizio dell'Ottocento, credo fosse 1803, mette in scena questo spettacolo raccapricciante, ma proprio spettacolo, quindi in un teatro, corpo disteso, questo poveretto viene disteso, collegato a degli elettrodi con una pila galvanica. Ovviamente, una volta scaricata, cioè il corpo si muove, ha delle convulsioni, apre gli occhi, cioè come è normale che sia. Con il panico fra gli astanti, perché immagina, già vedere un cadavere è scioccante, che si muove è ancora più scioccante. Certo. L'elettricità non era un fenomeno così conosciuto, quindi per loro era tutta una novità. E se ne parlò per mesi. Londra non parlò d'altro che dello scienziato pazzo bolognese
perché voleva, diciamo, resuscitare i morti. Questo era, in effetti noi lo prendiamo un po' così scherzosamente, ma il discorso non era così folle, nel senso che quello che noi facciamo con la rianimazione istantanea, no? Quando sì. diamo la scaricata, ma deve essere appena morto uno, ecco, lì, cioè non 15 giorni dopo. Però l'idea di base non era sbagliata, quella di far ripartire i muscoli come certo. il cuore, ecco, questa non era un'idea assolutamente, era uno scienziato serio e centrato, ecco, però sì, ancora agli esordi di questo tipo di studio. Effettivamente Mary Shelley qualche anno dopo, più adulta, perché lei è bambina quando c'è questo sì. episodio, si trova sul lago di Costanza con Lord Byron, sua cugina, hanno anche una tresca loro due, sì. comunque sì. vabbè, questo è un altro podcast. praticamente fanno una gara perché piove sempre e quindi devono decidere cosa fare, fanno una gara che scrive il racconto horror più interessante, queste gare da intellettuali, e lei scrive una bozza del Frankenstein, del moderno Prometeo, che poi verrà pubblicato anonimo, perché lei è una donna. Quindi sì, diciamo che è una vita molto difficile per le donne, insomma, abbiamo visto anche da sì. questi... da questi piccoli, diciamo così, scorci sì. di storia veramente veramente dure. Ascolta, allora io sì. ti ringrazio moltissimo intanto di aver partecipato a Il Resto di Bologna, ti chiedo se vuoi fare un saluto ai nostri lettori. Sì, certo, molto volentieri, mi fa molto piacere aver intanto ricevuto questo invito. Spero, insomma, che abbiano un po' così stimolato la curiosità, questi misteri che si possono comunque approfondire. Noi lo facciamo attraverso tutta una serie di visite guidate, abbiamo un percorso dedicato proprio ai misteri oscuri, ne abbiamo tanti, con Succede solo a Bologna, se vogliono partecipare alle nostre visite, se no in altri modi abbiamo anche dei libri, dei webinar, insomma sì. questo... Spero che sia solo lo spunto, ecco, per stimolare un po' la curiosità, perché la città ha un sacco di segreti e di misteri da svelare. Ecco, Bologna è una città piena di risorse, non solo tortellini. Benissimo, io ti ringrazio molto e ti saluto. Ciao, è stato un piacere. Grazie, grazie, è stato un piacere. Anche per questa volta è tutto. Appuntamento alla prossima puntata di Il Resto di Bologna, il podcast gratuito della nostra redazione, che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città.